Anna Frank è stata una ragazzina ebrea morta a soli 15 anni nei campi di concentramento. È solo una dei milioni di ebrei vittime della follia nazista, ma ci ha lasciato una delle più tragiche e toccanti testimonianze al riguardo attraverso il suo famoso diario, di cui parleremo tra poco. Prima però un po' della sua breve storia. Anna Frank nasce a Francoforte in Germania nel 1929 da una famiglia ebrea tedesca che si trasferirà in Olanda, nella capitale Amsterdam, dopo che Hitler e il nazismo salgono al potere nel 1933. Il padre Otto Frank, quando ancora si trovavano a Francoforte, lavorava in banca, ma ad Amsterdam avvia una piccola azienda. La madre invece era casalinga e aveva anche una sorella più grande di nome Margot. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale l'Olanda era neutrale, quindi i Frank si sentivano sicuri, ma l'Olanda verrà occupata dai nazisti. Inizialmente l'occupazione tedesca non provoca grandi sconvolgimenti, infatti la famiglia prosegue la sua vita normalmente, le figlie vanno a scuola e il padre si reca al lavoro. Un giorno però ricevono una lettera di convocazione per un lavoro in Germania. La famiglia intuisce subito che partire o rifiutarsi di partire significava morte certa, per cui attuano il loro piano di nascondersi in un rifugio segreto. Il nascondiglio dei Frank si trovava proprio al centro della città di Amsterdam. Qui vedete l'azienda del padre. E a fianco c'era la casa nascondiglio, che Anna soprannomina il retrocasa, e qui c'erano tutti gli uffici con gli impiegati e si accedeva attraverso una porta segreta nascosta dietro una libreria mobile. La casa aveva diversi piani più la soffitta e qui vedete l'ingresso segreto nascosto dietro la libreria. Dopo pochi giorni si aggiungeranno altri inquilini, ovvero la famiglia Van Dan, il cui vero nome erano i Van Pels, composti da Hermann, Augusta la mamma e il figlio Peter. Dopo altre settimane si aggiungerà anche un dottore, il dottor Dussel. Qui in basso invece vedete alcune persone che aiutarono i Frank nel mantenere il loro nascondiglio, portavano ad esempio il cibo, le provviste, le notizie ed erano dipendenti delle aziende del padre, come la segretaria e il contabile. E tenete presente che queste persone rischiarono moltissimo, perché per i nazisti era severamente vietato e punito aiutare gli ebrei. Il 4 agosto del 1944, però, la Gestapo, cioè la polizia segreta tedesca, ricevette una segnalazione anonima. Così irruppe nel nascondiglio e arrestò tutti. Anna e la sorella furono separate dalla famiglia e vennero trasferite in diversi campi di concentramento, come Auschwitz e infine a Bergen-Belsen, dove entrambe le sorelline moriranno di tifo nel 1945, pensate, soltanto 3 settimane prima dell'arrivo degli inglesi. Stessa sorte toccherà a tutti i rifugiati, soltanto il padre Otto Frank riuscirà a sopravvivere alle dure condizioni dei lager tedeschi. Dopo la guerra, Otto Frank torna in Olanda, riceve il diario della figlia che era stato custodito dalla segretaria e decide di pubblicarlo perché questo era il sogno di Anna, diventare una scrittrice. E il libro diventerà uno dei libri più venduti e più famosi di tutta la storia. La casa che aveva dato rifugio e nascondiglio ai Frank oggi invece è diventato un museo che potete andare a visitare. Il titolo originario del diario di Anna Frank era il retrocasa, ovvero il rifugio dove si erano nascosti per ben 2 anni. L'inizio del diario è datato il 12 giugno 1942, ovvero quando Anna compie 13 anni e per il suo compleanno riceverà in regalo appunto questo diario. L'ultima pagina risale al 1 agosto, 3 giorni più tardi, infatti, la Gestapo farà irruzione nel nascondiglio. In questo diario Anna racconta tutto ciò che accade durante questi 2 anni in cui sono nascosti nel rifugio segreto. Ci racconta ad esempio che non possono fare rumori, affacciarsi alla finestra, né tantomeno uscire per non destare nessun sospetto, e ascoltano in silenzio la radio che li aggiorna sulle ultime notizie.
La convivenza tra gli 8 membri non è semplice e nascono anche alcuni contrasti, come ad esempio i turni per il bagno, il cibo, gli spazi stretti e angusti che in qualche modo rendono faticosa la convivenza. Anna poi non ha un buon rapporto neppure con la madre, che è vista come anaffettiva, quasi come un'amica, ma nulla più, e la sorella, che è troppo chiusa in se stessa. L'unico con cui ha un certo rapporto è Peter, il figlio dei Van Dan, di cui all'inizio si innamora e viene anche ricambiata. Per cui il diario per lei diventa una sorta di amica che lei chiama Kitty, una sorta di confidente a cui esprimere tutte le sue paure, le sue ansie, ma anche i suoi sogni, come quello di diventare scrittrice. Concludo questo breve riassunto lasciandovi un po' di materiale in più nel caso vi possa servire, e in descrizione vi lascio anche il link di un documentario veramente ben fatto. Ciao ragazzi!